tutte le lotte politiche hanno tempistiche, sono lotte di lunga durata. Questa è una lotta che riguarda il potere, riguarda la Costituzione, quindi non si risolve in due battute. Anche se servono anche le battute, concordo con chi ha detto che è indispensabile una comunicazione efficace, perché credo di non sbagliare troppo, correggetemi voi, ma mi è capitato anche oggi, per esempio, nel dire che sarei stato collegato, venivo via di corsa dall'archivio televisivo, diverse persone molto democratiche non sapevano granché di questa vicenda, perché noi ormai siamo in una stagione in cui, oppressi dal sistema dei social, talvolta siamo convinti, parlo per me innanzitutto, tra i peccatori, che basti una nicchia e in quella nicchia si risolva tutto. La nicchia è dentro una bolla. E fuori da quella bolla non c'è una comunicazione trasversale, come dire, attraverso le varie bolle. Questo è un grande capitolo che non risolviamo in due battute, però questo caso è un caso di scuola, perché l'autonomia differenziata è questione enorme che attiene alla democrazia italiana e non è vissuta così. Dobbiamo lavorare per questo. Benissimo, domani al Pantheon, nei prossimi giorni. Io continuo a dire, Fassina ha fatto osservazioni molto giuste sul nord, attenzione che non è solo una questione del sud, appunto, verissimo. Quello che voglio dire però, mi auguro fermamente che chi ha partecipato qui, o che non ha partecipato ma era sensibile ed è sensibile, da parte, quindi insomma, del mondo parlamentare, ci sia un risveglio. Cosa intendo io per risveglio? Mi è capitato nella vita anche di stare in Parlamento. Bene o male che abbia fatto, non lo so. Ci sono tanti modi per fare opposizione. C'è il modo classico, un po' furbo, che è votare contro. Fine della trasmissione. Tutto avviene velocemente, poi non è che ci siano margini. C'è un'altra modalità, senza fare chissà quali cose, diciamo, sconvolgenti, però fare rumore, rumore. Si è detto fare rumore anche in vicende tragiche più recenti, cioè farsi sentire, bloccare per un po' l'aula, cioè fare in modo che il tema esca dalla quotidianità ormai diciamo molto omologata. Questo va fatto perché anche se durerà un po' tutta questa vicenda e forse persino ci sarà un referendum, ma se non c'è un innesto di questa, diciamo, scintilla, insisto su questo. Guardate, poi non è facile riprendere la cosa, con i numeri parlamentari. Cioè, se la cosa si limita ai numeri parlamentari, si alza la mano, si schiaccia un pulsante, la questione finisce qui. Dobbiamo fare uno sforzo anche di creatività, insieme ai parlamentari più sensibili, con i sit-in in tutta Italia, con il lavoro straordinario che avete fatto. È inutile che mi metta a fare anch'io complimenti, ma li faccio davvero anche per il livello di questa serata. Quindi io mi limito a dire: l'articolo 21 farà quello che può anche con il suo sito, anche con i suoi contatti, con il mondo dell'informazione, e speriamo di riuscire comunque a dare un segno di svolta nelle prossime ore.